Eccomi qua ragazzi, io sono Kingsley Corporation e oggi continuiamo ancora con God of War. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingsley Corporation. È chiaro? Non lo dico più, eh. Preferisce di fare due chiacchiere. Allora, abbiamo già chiuso due squarci nel regno, ora dobbiamo chiudere il terzo squarcio. Fine. E così abbiamo completato Niflheim. Un attimo ragazzi, che metto sotto carica il telefono. A posto. Andiamo a sinistra, però è pericoloso qui, eh. Vai. Ho perso tempo, però meno male che c'è una salvezza, perché sennò qui ero morto. Dai ragazzi, ancora una, ancora tempo. Ogni giorno. Simbolo perfetto del regno, questo lo voglio vedere. Niente di che. Ancora da boschia, ti prego. Ti prego. Ecco l'altro che mi ha preso. L'altro. Quanto non l'ho preso.
sapevo. Io lo sapevo. E niente, non posso andare più indietro. Dammi il cassico, dammi il cassico, sì, lo dammo, lo dammo. Nell'angolo, mio Dio. Ok, uno, due e tre. Già sto a 5.000, quindi è ottimo. Buono, buono. Dai, andiamo a 6.000. Scusate ragazzi, due secondi. Eccomi qua. Ok, siamo a 7.000. 20.000 ci servono. E siamo sopravvissuti. Visto? Insomma, è morto a Niflheim, mai. Apparentemente gli squarci del regno contengono un segreto che i Valdi volevano nascondere. Nani sono tutti strani. Eh sì, lo so. Io sono un nano. Ok, io non so adesso quanto siamo. Magari però se andiamo qui, risorse. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. A posto. Possiamo andare direttamente lì a chiudere l'ultimo squarcio.
Mai più. Mai più, ho detto mai più. Signori, pronti per il gran finale? Hai fatto tanta strada, Atreus. Non era facile. Dovresti esserne orgoglioso. Sì, grazie, padre. Nebbia e tenebre. E qui, signori, abbiamo completato letteralmente Niflheim. Proprio non c'è più niente. Finito. Stop. Ah, finalmente. Adesso torniamo indietro senza combattere. Basta, non prendiamo neanche più niente, proprio niente. Ce ne andiamo e basta. Favore completato. Ne mancano uno perché dobbiamo andare a parlare con Sindri. Volete? Abbiamo chiuso tutti gli squarci. Che cosa? Ma va. Sul serio? Eh sì. Non ci credo. Invece sì, c'è voluto una vita ma sono sigillati. Non ci credo. Serve una forza. Non è una vanteria. No, non è da voi. Beh, non posso dire altro che grazie. Anche i Baldi e i suoi figli vi ringrazierebbero se fossero qui. Prendiamo per l'ultima volta la polvere, la polvere, la nebbia maledetta di Niflheim. Per l'ultima volta. E ce ne andremo per sempre. Non torneremo mai più qui. Mai, mai più. Sarà il nostro capolavoro. Abbiamo solo bisogno di un aiutino. Lo so. Grazie, bro. Ok, signori. Visto che abbiamo completato definitivamente Niflheim, Alfheim, Helheim e Muspelheim, però dobbiamo potenziarci. Ma sti cazzi, dai, tutto sono... Però l'unica cosa che dobbiamo potenziare veramente è talismano dei regni. Talismano dei regni. No. Verifico. E guanto del tempo distrutti. Guanti del tempo distrutti. Perché dobbiamo arrivare a 3. Ok, perché tanto c'ho pure l'anima di Alvaldi. No, l'anima di mette corrotta di Valdi. Dobbiamo metterlo dentro per fare il guanto di Thanos, così almeno possiamo sconfiggere la regina delle Valchirie. Ma per farlo dobbiamo trovare due draghi. E dove trovarli, se no? Un Aconius Guard e un altro. Ve lo faccio vedere là. No, niente missione. Sarà il nostro capolavoro. Abbiamo solo bisogno di un aiutino.
più tardi le missioni. Più tardi. Allora, dov'è quel drago di merda? No, non è The Lime, neanche a Muspelheim. Sta lì? Può essere. Vabbè, andiamo qua. No. Dove qua? Atreus, qui. Sì, padre. Vabbè, tanto paghiamo, no? Dov'è il drago? Eccolo! Che avvenne quando Tyr portò Odino a Jotun? Tyr vedeva sempre il meglio nelle persone e, convinto dalle parole di pace di Odino, portò il dio corvo a Jotunheim. La situazione si deteriorò in fretta. I giganti si aspettavano l'inganno di Odino e scoprirono il suo vero piano: spiare e rubare i loro segreti. Grazie alla loro magia, cacciarono per sempre Odino dal loro regno. Sai che ti dico? Te la racconto dopo. Bothvar. Freemund. Stai bene? No, figliolo. I miei beni sono sommersi. I miei uomini annegati, ma i loro corpi camminano sulle spine. Elwal. Errol. Uccidi Elwal. Sì, ma questo è un po'. Bella, ragazzi. Ragazzo, vai, prendi. Di qua. Quello sì. Secondo me è la mappa del tesoro, vai. Pronti! Vai. Atreus. Atreus! Un'altra mappa? Sì! Buongiorno! Compenso! Ma dove sta? Ma lo sapevo io! Io lo sapevo! Hai capito dove sta? Beh! Primo osso. La magia permea queste ossa. Deve essere Gulvig. Possiamo esaudire la richiesta. Scusate, ragazzi. Forse li troveremo tutti. Questo spirito non è sincero. Come lo sai? Ne ho visti tanti di spiriti. Mentono tutti. Questo è diverso, lo so. Tu non sai quasi nulla. C'era un corpo, ragazzi, sentito. Primo, però vabbè, l'avevo sentito. Vediamo se c'è corvo qui. Qui non scoperto. Polena. Guarda, una torcia. Le torce sono di legno, quelle un braciere. Un braciere. Sembra che ci sia scritto qualcosa. Vuoi che legga? Vai.
molto meno il piccolo. Un po' più facile del previsto. Un bel combattimento. Sei morto. Noi? Noi non voglio. Basta. Tu mi hai dato una cosa che mi dovevi dare 3 anni fa. Povero. Vieni qua, non distraiamo. Sta più, fai così. No, no. Ho detto che era facile. Ho sentito un corpo. Ecco. Oh. Ok, ho fatto tutto, no? Corvo ucciso uno su. Io l'avevo detto che ho sentito un corvo. L'avevo detto. Ti ho detto che l'ho sentito, io l'ho sentito. Fammi sentire. Lo sta. Che sta qui. A me sei donna fuori, aspetta. Perché io l'ho sentito. Dove sta sta cornucchia? Aspetta, ok. Va bene. Vai giù. Via, barca. Beh, meglio tenere d'occhio se arrivano altri spiriti. Che ti ho detto sulle distrazioni? Gli serviva aiuto. Sono spiriti, ragazzo. Morti. Non hanno bisogni, solo desideri. Sembra sbagliato, ignorarli. Imparerai a farlo. Mamma gli avrebbe aiutato. Come dici, ragazzo? Niente. Volevo ben dire. Andiamo, che è qua? E quando Dino fu cacciato da Jotunheim? Frustrato, Odino sfogò la sua furia sui giganti di Midgard. Thor e il suo Mjolnir massacrarono tutti i giganti che trovarono. Niente poteva resistere a una tale furia sterminatrice. E alla fine, con l'aiuto di Tyr, si ritirarono. La torre scomparve, così come i giganti da Midgard. Da allora nessun uomo o dio ha più messo piede a Jotunheim.
Eccolo. Infatti, io ho sempre ragione. Era imprendibile da qui. Tacci tu qua. E qui c'è uno squaccio del regno. Ah. Un altro nome. Olrun. Le rune arcane ci stanno suggerendo di cercare le valchirie imprigionate a Muspelheim e a Niflheim. Ma noi già le abbiamo liberate, no? Ok ragazzi, mo adesso andiamo a Konisgard. Semplicemente andiamo a comico. Mimir, perché la guardia di Perodino sarà così cattivo? Questo è il mio lavoro. E se vuoi fare carriera come consigliere reale, devi accettare anche i pazzi più meschini. I posti disponibili sono pochi. Anche il mio primo signore era crudele, ma da lui ho imparato che l'ironia e l'arguzia sono armi potenti, utilissime con sovrani e dei. Iniziai alla tua età, come messaggero del re delle fate e all'occorrenza giullare. Ce la teniamo per dopo. Oh oh. Ah, Konisgard. Mi darà del filo da torcere. E infatti. Dice Gloria Mozognir, il re nato, che il suo regno sia lungo, prospero e pieno di pace. Allora si comincia. Il segreto di ogni artigiano è nei dettagli. Non c'è problema, sempre felice. Dobbiamo andare lì con forza. Non l'ha preso.
Tale padre, tale figlio. C'è il corpo. Eccolo. Cristo. Pronto. Come viene colpito così? Dai, mi ha fatto cagato. Fanculo. Dai, su. A proposito, ma tutte le abilità le ho prese? Le ho prese, sì. Grande. Sciolto nell'acqua. Se il re nano catturò più di un drago, avrà avuto bisogno che creassero questa armatura leggendaria. Un ragionamento interessante. Ha senso. Quasi ogni parte di drago è utilizzabile e ha dei poteri. Denti, scaglie, persino gli estremisti. Estremisti? La cacca di drago è forte. Sì, potentemente potente. La testa ti sta prendendo in giro. Oh, lo sapevo. Quanto gente c'è nella vita, quanto gente. E te? Dopo fa? Dico io, dai. Valga la pena per questa armatura. Allora, raga, che Sindri la stanno creando insieme. Sono certo che ne valga la pena. Adesso c'è il drago, quindi andiamo a destra. Nemmeno di loro. Mi fido di te, Atreus, non della leggenda. Oh. Ho visto. E dai, Kratos. Una cornacchia di merda. Mancano 10, raga. 10 corpi e abbiamo fatto. Eccolo qui. Sono draghi maschi o femmine? Non lo so. Non ha molta importanza. Questo drago dovrebbe collaborare di più, dato che cerchiamo di liberarlo. Disponibile. Passa il
piattaforma alle tue spalle! Padre, occhio! Come lo fa? Destra! Ciao bello. È 9. Quante sono 5? Guarda qui. Certo. Pietra numero 2. Questo posto è più grande di Vader. Sì, l'influenza del Re Nano sembra estesa. Che ti sarà capitato? È un grande mistero, anche per i figli di Ivaldi. Prima della sua scomparsa, Mozognir divenne ancora più imprevedibile. La Dvegra Tik, l'armatura che state cercando. Sebbene avesse trovato due ingredienti, scommetto che divenne pazzo per non aver trovato il terzo. Ok ragazzi, finalmente Dragon. Poi così, passato. Signori, vediamo sto cazzo per Drago, va. L'ultimo drago. Buona fortuna. Signori, continueremo oggi pomeriggio con un'altra live. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingslave Corporation, e noi ci vediamo oggi pomeriggio con un'altra live. Ciao cari.